un importante aggiornamento sui progetti in corso in merito ai servizi educativi della fascia d'età 0-2 anni nel comune di Mondolfo. Entro fine anno intanto avvieremo i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido a Centocroci, un progetto redatto dall'amministrazione comunale che è risultato finanziato dal bando PNRR Istruzione per 1.800.000 euro. Quindi realizzeremo Centocroci, una nuova struttura al posto di quella esistente, la cui costruzione risale a più di 40 anni fa. Sarà una struttura nuova, più grande, adeguata dal punto di vista sismico e dell'efficientamento energetico, e ci permetterà di rispondere alla sempre più crescente richiesta di nuove iscrizioni. In questo modo riusciremo nel nostro obiettivo di fare in modo che la città sia sempre di più a misura di piccoli e di famiglie. Nel frattempo abbiamo anche avviato, proprio qui dove siamo adesso, i lavori di riqualificazione dell'ex scuola di via Damiano Chiesa, nella zona mare, nel quartiere di Marotta Nord. Sono interventi propedeutici per ripristinare la sua funzionalità e svolgere appunto l'attività di asilo nido a partire da gennaio 2024 e per tutto il periodo necessario alla realizzazione dei lavori a Centocroci. Quindi fino a fine anno l'attività di asilo nido verrà svolta nell'asilo nido appunto del quartiere di Centocroci, e poi a gennaio l'attività di asilo nido si sposterà proprio qui nell'ex scuola di via Damiano Chiesa, una struttura abbandonata e fatiscente che a seguito dell'unificazione dopo i ricorsi è finalmente passata nei mesi scorsi di proprietà del comune di Mondolfo, e ora la recupereremo.